Buonasera, benvenuti a un'altra puntata del nostro consueto appuntamento del giovedì con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Oggi è tornato a trovarci il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Franco Però. Buonasera direttore, grazie per essere tornato a trovarci per parlare un po' della programmazione di questa settimana e anche della programmazione della prossima. Fra l'altro vedevo, insomma, in questi giorni ancora c'è persino qualcuno che mi ferma per strada e mi chiede di farvi complimenti per l'operazione Globe e per l'operazione Shakespeare, quindi questo faccio volentieri da portavoce. Fra l'altro, ho visto in questi giorni è circolata su internet, poi la BBC l'ha stroncata subito. C'era una cosa fatta alla Royal Shakespeare Company, dove praticamente 8 grandi attori shakespeariani, da Cumberbatch a Judi Dench, Ian McKellen, discutevano proprio sull'inizio di To Be or Not To Be, ognuno concentrandosi su una, e alla fine a dare la soluzione di tutto è arrivato addirittura il principe Carlo. Quindi è una roba. Manca. Allora, intanto ecco, questa sera c'è un debutto molto, molto curioso, molto interessante, che porta un cognome molto, molto affascinante per tutti quelli che amano cosa? Perché Chaplin non vuol dire solo cinema, vuol dire tutto, vuol dire lo spettacolo. Victor Chaplin, Cirque Imaginaire. Abbiamo cominciato la prosa, la musica, gli altri percorsi proprio con uno dei primi spettacoli, è stato Lindsay Kemp. Mm-hmm. E diciamo verso la chiusura c'è un altro grande protagonista dello spettacolo, che è il Cirque Imaginaire. Cirque Invisible di Victoria Chaplin e Thierry. E il fatto di portare dopo molti anni, sono stati qua tanti anni fa, la grazia, guarda, vengo dalle prove, è una giornata molto bella, vedere il palcoscenico nudo con un ombrellone poeticissimo bianco messo di tre quarti lì, è proprio una gioia, insomma, che la famiglia Chaplin rientri a Rossetti per un momento. C'è sempre un'atmosfera curiosa, oltretutto un'atmosfera curiosa perché ci sono gli animali. Sì, questa notte Rossetti hanno dormito conigli, papere, anatre, di tutto. Quindi questa idea del circo teatro è un grande fascino. Insomma. E poi anche di una eterea eleganza, no? Poeticissimo, ecco, è un po' l'origine del Cirque Invisible, dell'entrata dei circhi nel teatro, è stato un po' un segnale di questo, insomma. Quindi è un onore, un piacere, insomma, dal Globe passiamo a questo. Io seguo il lavoro del figlio di loro due, che si chiama James Thierry, che è qualcosa di completamente diverso, molto più... come si potrebbe dire, terragno anche nelle cose, ma ha sempre quella grazia molto, e poi è uguale al nonno, fa addirittura molto più simile, vero? Tra l'altro era protagonista di questo film Chocolat sul mondo del circo e del varietà francese, molto, molto bello, insomma. Questo, poi lo ripetiamo, sabato e domenica soltanto in pomeridiana alle ore 16, oggi e domani alle ore 20:30. Questa sera poi alle 21 al Teatro Miela c'è un altro grande interprete del... Si potrebbe dire anche di tutto ciò che ha significato il Novecento, in fin dei conti, perché Monio Badia questo rappresenta. Rappresenta la canzone, rappresenta le culture molto legate a questa terra. Sì. Lui è un bulgaro milanese, molto legato a Trieste, come sappiamo. Sì. Ha frequentato molto, anche prima, poi è stato in regione, è stato direttore del Mittelfest. Ieri sono riuscito alla fine... Sono arrivato tardi da Udine, ho visto metà spettacolo, i ringraziamenti alla fine a Trieste non finivano più di Moni, che si sente molto legato alla città, e ha portato questo spettacolo, questa dedica a Enzo Iannacci, altro grande protagonista, l'ha reinventato, e la cosa bella è che in realtà racconta cose che magari non tutti sanno,
come sono nate le canzoni, quali personaggi stavano dietro le canzioni, quelle storiche, Veronica, Vincenzina proprio accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, che è straordinario. A certi momenti nascono proprio dei duetti tra loro, e quindi grazie al Miela e a questa collaborazione che abbiamo, perché il problema come sempre è trovare spazi, abbiamo trovato 2 settimane fa la settimana in questo aprile molto come esterofilo, avremmo detto una volta, tra la Germania e l'Austria e Peter Hand, che con Autodiffamazione, poi con Key West al Teatro Stabile Sloveno e col Globo. Ecco. In questi percorsi invece che seguono il Miela, questo è l'ultimo dell'incontro e spettacoli che quest'anno vedo che hanno preso piede, forse abbiamo anche, cominciamo a trovare la strada giusta, sì. Perché come sempre spostare il pubblico è legato, uno spazio è legato. Ormai... e capire che invece altri spazi possono essere sempre legati anche alla programmazione dello stabile, anche più adatti, perché uno spettacolo quando sono da camera è un po' difficile mettere uno spazio grandissimo, peraltro il Rossetti tiene benissimo tutto, ma se l'attenzione è così concentrata, e Moni in questo caso costruisce un canto assieme al pianoforte legato a uno spazio di quelle dimensioni, quindi certo. Molto bello. Poi Annacci è anche uno di quelli che ha detto più di una cosa alla nostra generazione, in fin dei conti. Poi è nato il 3 giugno anche lui, per questo non vuol dire niente, ma insomma... Io dirò a Moni forse questa sera. Questo non lo sconvolgerà di tanto, ma insomma... E poi ci sono effettivamente canzoni come Vincenzina, come portare le scarpe dei tennis... ha raccontato tutto, mi ha spiegato ieri, sono arrivato tardi, dice l'abbiamo finalmente capito, tutta la storia delle scarpe dei tennis, chi era, cos'era... Vabbè, dico benissimo, è un'epoca, non è Milano, è un'epoca dell'Italia, un momento che ormai senti che è un po' lontano. Sì, è curioso, c'è molto in giro nel mondo del teatro italiano questa tendenza a, diciamo così, prendere a prestito delle figure. Io ricordo un paio d'anni fa due degli Oblivion fecero Gaber, non so, ho perso un po' le tracce, Scanzi con Scanzi De André, Casale verranno, che devono ancora una specie di storia dell'Italia in questi ultimi 20-30 che anni fa fece mi pare qualcosa con De André, esatto. Anche, insomma, è bello anche, no? Che... la cosa poi è che spesso poi sono personaggi legati al mondo dello spettacolo, ma attraverso la canzone. Sì. Quindi è un legame tra un interesse, un gioco, una passione, se vogliamo, più strettamente teatrale, e una più aperta, una cultura più ampia, legata più alla televisione e ad altri strumenti di spettacolo. La prossima settimana ci sono invece, c'è l'ultimo, magari questo ce lo teniamo un po' per ultimo, l'ultimo spettacolo proprio, diciamo così, l'ultima produzione propria per quest'anno del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, però già il 3, quindi già martedì, arriva Pixel, che è un balletto con interazioni fra ballerino e scenografia digitale, quindi siamo ancora in quel percorso, anche questo molto, molto particolare, diciamo, di contaminazione per certi aspetti. Quest'anno le proposte della danza, le cose più interessanti, scivolavano, anche lì legavano mondi diversi, non era strettamente la danza classica, anche moderna, contemporanea. Sì. E quindi le proposte più interessanti arrivavano a questi altri mondi, queste contaminazioni. Pixel, quando l'abbiamo visto, i pezzi sul video, siamo rimasti incantati, perché lavorare, danzare, vivere il palcoscenico su scenografie completamente astratte è anche un desiderio ogni tanto della prosa, magari con l'odio dei scenografi, sono strade nuove, ma è una danza anche contemporanea, perfetta, ma non c'è la scena, c'è e non c'è. E quindi subito abbiamo preso la possibilità di trovare quei giorni che erano liberi per venire a Trieste, l'occasione è stata perfetta, ed è martedì 3. Martedì. Invece che cos'è Amleto a Gerusalemme, che va dal 4 all'8 con Marco Paolini, un altro grande aedo? In questo caso c'è lo Stabile di Torino, Marco Paolini, regia di Gabriele Vacis. È una rilettura dell'Amleto. L'Amleto l'abbiamo visto, si presta a essere fatto quasi come un racconto dell'Amleto un paio di settimane fa, che era quasi... Sì.
un racconto di Amleto a una reinvenzione legata alle tematiche medio orientali in questo momento, con attori che provengono da più parti. È stato appena messo in scena. Amleto è la quintessenza della problematicità, quindi prendere quel personaggio per parlare di queste situazioni adesso è una cosa, probabilmente si è proprio cascato dentro Paolini. E la cosa anche, devo dire, bella, che interessa molto, è vedere questi interpreti che hanno segnato il cosiddetto teatro di narrazione. È una cosa importante, perché è un periodo, c'era un allontanamento dal teatro grazie a una serie di attori, spettacoli, che attori, cantanti, certe volte anche certi giornalisti che si trasformavano. C'è stato un passaggio della parola, che adesso questo venga ripreso da una compagnia, cioè che Paolini torni a mettersi in gioco, perché non è semplice, non è semplice. Uno poi vuole fare il protagonista, non solo, ma poi una strada, una chiave, un modo di andare incontro al pubblico che è il personaggio. Invece, in qualche modo, rientrare in una compagnia, tra l'altro un dato molto interessante, molto importante, è la possibilità di raccontare assieme una storia. E questo sarà il 4. Dal 4 prima, il giorno dopo, ci sarà la nostra ultima produzione di quest'anno. Che adesso avete scelto il titolo alla francese? O... Super, e non La cena. No, perché in realtà, quando l'ho fatto leggere, dico, ma sì, è La cena. Dopodiché mi hanno corretto gli autori, gli aventi diritti, le agenzie, fanno, no, il titolo deve essere in francese, perché in effetti Molnar aveva intitolato in francese. Quindi il grande autore delle Grazie da Via Pal o di Lilio aveva scritto questo, come dire, delizioso, anche se feroce. Ecco, ma sembra adesso, poi credo che forse la prossima settimana avremo anche lo stesso Paravidino, e quindi faremo qui. Però da quel poco che ho un po' sentito un attimo, sembra sia una specie di gioco al massacro, poi, in fin dei conti. Uno magari... raccontare, perché è una specie di giallo, è quasi un thriller in fondo. C'è una cena con molti amici dove avvengono delle cose, le situazioni. Lascerò a Fausto raccontare, perché veramente di una bellezza, potremmo dire che è un racconto sulla corruzione, ma non sarebbe niente, sarebbe veramente riduttivo. Sono rimasto affascinato quando lo lessi la prima volta, proprio perché la capacità di Molnar, che scriveva da Dio, riusciva a cambiare situazione, i rapporti tra questi personaggi ogni due pagine. Entri in una situazione, dopo due arriva un personaggio che fa cambiare i rapporti di tutti, poi ritorna e fa ricambiare. Ma tutto questo con la delicatezza, cioè, ti pensi di aver letto una scena, un atto? No, sono passate due pagine. Con la semplicità, con la levità di scrittura, però descrivendo tra l'altro i personaggi in modo perfetto, è una grande scrittura. E c'è quindi la possibilità anche di vedere, credo per la seconda volta, tutti assieme, no? Gli attori della compagnia, perché era successo soltanto per Rosso Venerdì, se non mi sbaglio. Solo per Rosso Venerdì, perché non c'era neanche tutti in Dottor Schuster. In questa è la seconda, comincia e finisce. È importante che la compagnia riesca a lavorare almeno due volte all'anno tutti assieme, anche perché devo dire che hanno fatto dei grandi, posso ammirarli, perché non è semplice, persone di tali versi, di mettersi insieme e con provenienze diverse lavorare, sempre con risultati molto quello diversi. Che si può dire, insomma, poi non so se ci vedremo ancora per un bilancio della stagione, quando la stagione chiuderà, eccetera, però quello che si può notare, soprattutto per quello che riguarda gli spettacoli propri, è proprio la ricerca dei testi. Voglio dire, sarebbe stato anche comprensibile buttarsi su testi testi noti, no? Nel senso, per tutta una serie di questioni. Invece, esserli andati a ricercare in ambiti, diciamo così, geografico-culturali, in alcuni casi vicini, in alcuni casi distanti, sto pensando a Tre Alberghi eccetera, no? È stato un lavoro anche di
scoperta, poi vediamo se metterla tra parentesi o meno. La cena Molnar, sì, ecco, sicuramente. Dei testi che è di grande spessore, di grande acume. Questo è l'inizio, un percorso che la prossima volta magari parleremo delle cose nuove, che metteva esattamente assieme, come dicevi, da una parte un interesse geografico, cioè in fondo dal Trentino Cavosi che scrive a Molnar c'è un legame, dall'altra parte le tematiche, Tre alberghi tocca un argomento fortissimo di adesso, insomma, un certo tipo di società, ma di una coppia con le problematiche profondamente attuali, quindi quando scopri uno che sia americano, che sia francese, che sia italiano, che le prende con quella capacità di raccontare una storia, quello era anche preveggente, perché se francamente era stato scritto una ventina d'anni fa, sì, preveggente non poco, il grande autore importante poi comprende e capisce quello che succederà. Molnar addirittura non ne parliamo. E poi, laddove invece appunto Dr. Schuster è come si chiama? È il primo, è Scandalo. Anche là si parla di forse anche là a fin dei conti si parla, se non di corruzione, di qualcosa che non funziona. Per quanto riguarda Dr. Schuster è forse la cosa anche un po' più difficile. È la fine di un mondo. È la corruzione assolutamente legata alla fine non solo di un paese. Io devo dire che quando lessi Dr. Schuster è la fine sì della Jugoslavia, ma pensando come una fine, no, è la fine di una nuova Mitteleuropa, sì, alla fine. Sì. Però c'è la corruzione e non poco dentro quel racconto. Per quanto riguarda il scandalo, di Scandalo è la corruzione della famiglia. Della famiglia, sì, o della società. Proprio i rapporti familiari. D'altra parte è stato un testo, appunto, non è mai stato fatto, sono contento che lo riprendiamo il prossimo anno. Milano, continuare la tournée da Napoli a Milano, dalle altre città, a Perugia e così via, proprio perché questo racconto del nascosto, del celato in una famiglia, è un discorso delle famiglie di guardare con tutta l'importanza di tutta la nostra vita che hanno, però capire come quasi 100 anni fa, insomma, i meccanismi, gli errori, insomma, e soprattutto che l'aveva capito, non è che pensasse a questione di stranieri di adesso o Schnitzer, ma la differenza dello sconto del rapporto di due mondi, l'ingresso anche del differente, del diverso, insomma, del diverso, diverso poi del differente dell'altra cultura l'aveva preso in pieno. Vabbè, questo insomma è anche semplice come domanda, però perché il teatro, certo cinema, soprattutto certo cinema italiano, perché in alcuni casi piace distruggere la famiglia? Stiamo parlando di Schnitzer. Ah, è vero, sì, giusto, ho fatto un errore. Poi ne parleremo la prossima volta, possiamo continuare con altri autori anche non italiani. È vero. No, pensavo al cinema, pensavo al cinema. Ah sì, perché la commedia italiana... Sì, pensavo a quello. In effetti c'è... Perché secondo me quello Schnitzer, almeno come è stato rivisto, ha degli elementi... Ah sì, sì. Io trovo che come è stato reso il personaggio di Castellano di un cinismo pari a quello di Alberto Sordi, abbiamo parlato di tanto, da commedia dura italiana, ma forse perché è uno stato in cui la famiglia ha un ruolo fondamentale, quindi il teatro che cosa serve, laddove hai un elemento forte a cercare di mettere in guardia da certe distorsioni. Poi questo Abbiamo già parlato di questo, ma giova ripeterlo e poi daremo ancora gli appuntamenti di questi giorni. Anche per esempio nel caso di Supé, no? Si pronuncia da me. Anche nel caso di Supé, eccetera, no? Vediamo come sempre più il teatro si prenda, diciamo così, il compito di raccontare attraverso lo spettacolo determinate problematiche. Il cinema non riesce più a farlo perché
forse ci sono delle problemi, o quantomeno non riesce più a farlo come faceva un tempo con film che potevano essere visti da tutti. Adesso ci sono delle produzioni molto d'élite che ti raccontano certe cose, ma per esempio negli anni 70 film come, faccio un esempio che magari c'entra poco, Tutti gli uomini del presidente, erano all'ordine del giorno. Adesso ne esce uno all'anno e ti credo che poi viene premiato, viene visto come. Il teatro riesce con questo tipo di spettacoli come dire, a recuperare quel senso di civismo che il cinema non sembra appunto non possedere più e la televisione per certi aspetti non è ancora riuscita a possedere, posto che attraverso le fiction si riesca a possederlo. Ma in parte che non sono così sicuro che la situazione sia questa. In realtà credo che come l'infittirsi di messaggi, di spettacoli, di film che abbiamo, e forse la difficoltà di certi film di arrivare in più sale, Ah, ho capito, sì, questo va anche un altro, probabilmente sì. fa sì che ogni tanto scopri i film. Quel film parlava di questo, ma in realtà non aveva avuto distribuzione. Il Se lo film, come recuperi sai, è magari io. una industria, e come tu industria, molto più spietata. Sì. Primo. Il teatro, in effetti, si fa, penso che si torni a far carico di queste cose. Piccola anticipazione, uno dei temi del prossimo anno saranno questi, eccolo, proprio mi ha commissionato su certi temi, uno riguarda lo sport e l'altro riguarda proprio la scienza, che è uno dei temi fondamentali, la finanza, la complessità, questi temi. Il teatro permette questo perché si trova immediatamente davanti un pubblico che accetta questo. Faccio un esempio, parliamo in senso aperto. Un po' di cioè le tematiche e le storie sono le cose che ci hanno un po', hanno un po' indicato la via per questa stagione e anche le prossime. In sala Bartoli, facile parlare delle cose che vanno bene, parliamo anche di quelle che magari non vanno bene. Ho visto che laddove c'era, ma come in sala grande, ma parlo anche di altri percorsi, un interesse sul tema, faccio un esempio semplicissimo, poche settimane fa c'è stato Terra di Frontiera, Amos Oz. È uno spettacolo molto semplice, però ho visto l'attenzione, più o meno era sempre pieno. Noi diciamo sempre, sempre pieno, sì, splendido. Però in effetti c'era sempre le 100, 120, pieno, 80 minimo. Quindi mi chiedevo, perché evidentemente, forse una città che intanto legge. Penso a Gotha Christoph, secondo me non conosceva l'altra settimana, Jim e Joe non conoscevano gli attori, anche se hanno visto così, Binasco, un bravissimo regista, ma forse leggono a Gotha Christoph, si aspettavano. Però quando il tema, poi c'è stato un passaparola, altra cosa importante per cui gli spettacoli devono durare un po' di più, Sì, quello. magari rischiando un po' i primi giorni, ma devono durare un po' di più. Ma pensavo, Amos Oz, dico, ma una cosa anche così semplice, perché il tema, l'argomento toccava l'oggi in un modo. Quindi il teatro ha questa forza, se riesce a raccontare storie sull'oggi, e se gli autori sono resi conto che Che possono possono farlo, farlo, che sì. possono farlo, eccolo, è questo. Allora, noi ci vedremo, diamoci ancora un appuntamento, magari la prossima settimana dovremmo aver Paravidino, sono molto Paravidino alla curioso compagnia, spero proprio, di sicuramente, sicuramente ce sentirlo l'avrete. e poi noi magari ci vediamo ancora proprio per chiudere con un bilancio. Allora, rapidamente gli appuntamenti, dunque a partire da questa sera alla Sala Grande, Le Cirque Invisibles di Jean-Baptiste Jarret e Victoria Chaplin. Oggi e domani alle 20:30, sabato e domenica alle 16. Oggi e domani al Teatro Miela alle 21 il nostro Enzo con Monio Vadia, alle 20:30 di martedì 3 Pixel, dal 4 all'8 Amleto a Gerusalemme in Sala Grande e dal 5 Debutto debutto di Supé per 3 settimane dell'ultimo spettacolo, in bellissimo, Sala Bartoli. in sala Bartoli. Grazie ancora al direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Franco Però, buona serata a tutti. Grazie a voi.